I'm buzzing, let's drink up. You deaf look like big fun. Come on, let's get it on. Like that one Finn Gay song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we. I bambini a casa e sono con mio figlio più grande e andiamo all'IKEA, nel nostro mondo. Sono venuta perché da tanto che non ci vengo, voglio vedere qualche novità, se trovo qualcosa di interessante assolutamente condivido con voi, ma sono venuta più che altro perché mi servono dei portavasi. Voglio fare una modifica in lavanderia, pulirla e decorarla. E voglio decorarla con delle piantine, però mi servono dei bei portavasi. Vedo se trovo qualcosa di carino. Dopo torniamo veloce a casa, cuciniamo qualcosa di light, buono e veloce. Io già penso a Natale, all'albero, qua in camino, sono bellissime. Guardate che belle salsiere, bellissime. Mettete così un tavolo con queste salsiere e le trovate sulla novità. Ho visto sulla novità, hanno portato anche alcuni asciugamani, diversi colori, io adoro, avevo detto anche in un altro video se non sbaglio, proprio la qualità di asciugamani che hanno l'IKEA, io li adoro, io li lavo anche a 95 gradi, loro sono sempre perfetti, si comportano bene anche quando li lavo alle temperature molto più alte. E assorbono bene, insomma sono molto soddisfatta di loro asciugamani. Poi vi inquadro qua anche un po' di prezzo, ecco, magari se voi siete alla ricerca di bei asciugamani. Allora, per quanto riguarda gli asciugamani più scuri del colore, io in casa non ce l'ho, ho proprio due asciugamani, uno verde e uno blu, non lo so, mi piacciono di più rosa, bianco, beige chiaro. Però sono belli anche, ecco, chi ama questi colori più intensi, vedo che hanno tanti colori belli e interessanti anche. Ho fatto comunque alcuni acquisti da IKEA, adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Due o tre cosette, quello che mi serviva, no? Allora, ho trovato questi contenitori, vi dico per quale motivo li ho presi. Allora, ho intenzione di fare una pulizia a fondo nella mia cucina. Cosa intendo? Voglio togliere tutto quanto dalla cucina, ma proprio svuotarla di tutto tutto. E dopo ogni cassetto, ogni anta, di organizzarla al meglio. E per tutti quelli cosetti piccoli che di solito stanno nel cassetto, che dondolano di qua e di là, ho deciso di metterli qua, ma tipo come elastico, quello per i sacchetti, ad esempio tutti quelli fialetti piccoli con gli aromi per i dolci. Ecco, secondo me se li mettiamo qua così starà molto più organizzato. Li ho presi trasparenti, che così vedo quello che c'è dentro. C'erano anche tutti bianchi così come il coperchio,
però secondo me il trasparente per quello che mi serve a me va meglio, che così vedo quello che c'è dentro e non mi tocca ogni volta di aprire tutti i contenitori per cercare quello che mi serve. Bello il momento di aprire le cose nuove, vero? Ok, io prima non li ho mai visti questi contenitori con questa dimensione. E con il coperchio così, ecco, saranno perfetti per quello che mi serve a me. Dopo cosa ho preso? Niente, i sacchetti, senza di loro non esco mai dall'IKEA. Solo che mi sono dimenticata di prendere anche le misure più piccole. Ho preso questo, non tanto per la pasta, ma quanto per fare il succo di pomodoro. E io non ho il macchinario per fare la salsa e per cui ecco, utilizzo questo. Ce l'ho comunque uno, però è molto più piccolo, mi viene scomodo, invece questo vedo con una grandezza che mi può servire. Ho preso un bel patate perché il mio si è rotto, allora si è rotto il manico che era di legno, l'avevo preso su Westwing. E poi usavo soltanto il pezzo che spela le patate e dopo non l'ho trovato più, si vede che ci sarà buttato con le cose. Il prossimo acquisto che ho fatto sono questi contenitori con il coperchio. Questi contenitori mi servono perché qua voglio mettere tutto dentro nel pozzetto, no? Nel congelatore. Sappiamo che i pozzetti sono ottimi, recuperi tanto spazio, ci sta dentro tante cose, solo che è un po' difficile di organizzarlo bene. Invece io ho questi contenitori, farò così, in un contenitore metto la carne, un altro tipo la frutta, ecco, o la verdura. In questo modo io prendo questi contenitori con le cose surgelate dentro, le metto una sopra l'altra, le metto in pozzetto e così sarà molto più organizzato tutto. Dopo ho preso questo qua, che è molto carino, non so come chiamarlo, un elemento decorativo. L'avete anche visto prima che l'avevo inquadrato. Solo che c'erano le misure più grandi e più piccole, io ho preso questo più piccolo anche perché mi sembra più carino e più fine. Adesso lo apro, mi è piaciuto perché ho visto all'IKEA che hanno messo dentro tipo dei fiori secchi lì, si vedeva comunque molto carino. Però secondo me questo, eccolo qua, si presenta così, vedete? È molto carino. Io penso che qua dentro già via libera la nostra fantasia. Possiamo modificarlo, no? Tipo sei Natale e mettere qua qualcosa di Natale. Se è autunno possiamo decorarlo con delle foglie o delle zucche piccole. E per l'autunno ecco, con elemento decorativo, poi l'estate lo decoriamo per l'estate. Sono partita con l'idea di prendere un portavasi bianchi, quelli classici, no? E quando sono arrivata lì ho cambiato l'idea. Io alla fine ho preso questi qua in rattan, li ho presi due, non costavano tanto, 5 euro se non sbaglio all'una. Poi qua dentro c'è questo contenitore dove non fa scendere l'acqua. Allora ho preso questo perché? Perché la mia lavanderia è già chiara di sé e poi non lo so, questo rattan qua mi sembra uno di dargli un po' di colore a questa lavanderia. Secondo me il rattan fa sempre il suo dovere. E niente, vediamo dopo come si vede, solo che li dovrò, non c'era una sospensione e adesso vediamo, adesso provo io ad attaccarli, che così lo attacchiamo di sopra. E poi basta, non ho preso niente, sono questi piccoli acquisti. E adesso non vedo l'ora di andare a sistemare la lavanderia. Ho già le pentine prese, bisogna soltanto sistemarle. Andiamo. Metto prima ad asciugare che ho fatto la lavatrice. Ho lavato la coperta di Alberto che l'avevano sporcata. Dopo comunque voglio lavare anche la lavatrice bene. Lo laviamo bene, la spostiamo. Intanto vado. È tutto pieno di polvere, ieri vi ho fatto dei buchi per attaccare le mie piante, per cui è tutto un po' pieno di polvere, dobbiamo lavare bene anche le piastrelle, che insomma non si vede però è tutto pieno di polvere, libero un po' tutta la lavanderia. We were dancing on a wire, reckless, lip-sync. Found holes in these walls. We like what we saw. Seems so strong until it falls. The final star.
fall. Elimino un po' di polvere che era tutte le piastrelle piene di polvere dai buchi che ha fatto in soffitto. Allora, le piastrelle le ho lavate con aceto di alcol, dopo comunque le ho risciacquate. Invece le finestre, questa finestra è sempre sporca, sempre, non so, vedi quando piove, rimane sempre sporca. L'ho lavata veloce con acqua e detersivo per i piatti, dopo l'ho risciacquata con acqua e aceto di alcol e alla fine ecco, do questo spray da EcoVerde per brillantezza, ecco. Però mi sono usciti belli. Lavo bene anche i marmi li ho lavati con detersivo per i piatti, non ho usato l'aceto di alcol, non so, avevo sentito che non bisogna sui marmi. Qua sto ridendo perché insomma mio figlio che mi stava inquadrando e scherzavamo uno con l'altro, per questo mi vedete che parlo da sola. Allora lavo bene anche qua. E specchio, anche specchio sempre sporco qua, non so, i bambini si divertono secondo me a fare con le mani sullo specchio. Allora, e la lavanderia, cosa voglio dire? In questa lavanderia qua io la lavo raramente e diciamo che è quella più disordinata, però è la più pulita, e cosa mi sono spiegata bene, perché comunque lo usiamo pochissimo, soltanto io vengo qua e per cui sì, a volte magari ci sono le cose così lasciate in giro, però non è mai sporca. La lavatrice invece sì, con la lavatrice sono più fissata, la lavo più spesso, la disinfetto bene, poi una volta al mese o anche di più, ecco, prendo quelli pacchetti dove fai il circuito per calcare, per disinfettare, per brutti odori, lo faccio, ecco, a 95 gradi, faccio soltanto un circuito con quei detersivi fatti apposta. Invece dove la vaschetta con detersivo, sì, questo mi piace lavarla più spesso, non so, ho paura tipo di microbi, queste cose, brutti odori, per cui ci tengo di lavarla così più spesso.
Era meglio se avevo un spago più grosso, però non mi porta. Ho pensato di fare tipo questi nodi così, in mezzo, vedete? Cioè tipo fare un nodo così e comunque gli dà più spessore. Adesso vediamo. Secondo me sarebbe stato uno spago più scuro. Insomma, faccio con quello che ho in casa. Ok, devo fare più di questo. Quindi devo fare tre, giusto? Mamma, dimmi, c'è un spaccato delle ossa. Cosa spaccati, amore? Le ossa? Mm-hmm. Non mi spaccati le ossa, amore. Come mi spaccati le ossa? Ho giocato le ossa, ho giocato con le cicatrici e sono spaccati le ossa. Oh, mamma mia. È tipo a corso. Vedi? E ha tanti peli, che schifo che fanno. Alberto. Vediamo se riescono così. Mi servirà tre allora, no? Dobbiamo fare tre di queste. Quello che dovevo fare con il spago più scuro. Ma non so, un po' stona, vedi? Vabbè, adesso vediamo cosa esce. Casomai dopo li modifichiamo. Vai, entrato, esce. I'm for the changes. Come pick me up, cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look, she's standing in the crowd. I just wanna see the light. Ecco, adesso vi faccio vedere quello che sono riuscita ad ottenere. Ho messo una pianta lì, una qua, con l'orchidea ci stava già. E poi ho messo e poi un'altra pianta l'ho messa qua, che è molto bella. Un colore stupendo, magnifico, molto molto bello. E ho messo altre due piante qua sopra così. Mi piace, sono tutta circondata delle piante, guardate. Bello bello, mi piace. Secondo me adesso la lavanderia è un po' più carina con queste piante. Dopo non lo so, penso ad esempio le piante che sono vicino al camino in salotto, le dovrò spostare adesso con l'inverno, perché se accenderemo il fuoco in camino non potranno stare lì. E penso che li porterò qua in lavanderia anche quelle piante. Comunque qua è una stanza non tanto calda, che io di inverno spengo il scaldamento qua, che non ha senso, mi arriva il caldo sufficiente in corridoio. Qui che lo facciamo diventare questa lavanderia piena con le piante, mi piace, bello bello. Prepariamo veloce anche qualcosa da mangiare. Ho tagliato il tacchino, ho tritato la cipolla, l'aglio, zucchine, cavolfiori,
ci servirà per questa ricetta. Voi potete aggiungere anche le carote, dipende se volete un gusto un po' più dolce. Io, a me piace proprio questa combinazione con queste verdure. Il cavolfiore l'ho messo un po' a bollire separatamente in un po' di acqua. Ho messo a soffriggere la cipolla con l'aglio, metto il tacchino qua dentro, lo faccio rosolare 2-3 minuti. Dopodiché aggiungo 3 cucchiaini di curcuma. Ok, mettiamo un po' di sale, un po' di pepe se volete. Ecco, lo faccio di nuovo rosolare un po'. Dopo aggiungo la polpa di pomodoro, aggiungo le zucchine. E quando è quasi pronto, allora metteremo anche i cavolfiori, ok? Ultimi 7-8 minuti. Aggiungo latte di cocco e lo lasciamo così a bollire, a soffriggersi. Ecco, adesso metto sopra i cavolfiori. E ultimi 2 minuti però mettiamo, ecco, le spinaci, mescoliamo bene, lasciamo il coperchio sopra 2-3 minuti ed è pronto. È un piatto squisito, lo potete fare anche con il risotto, tipo un po' di risotto bianco e con questa ricetta vi dico che è molto buono, anche i bambini lo adorano. Non vedevo l'ora di condividere con voi questa ricetta con le rape rosse. Io le rape rosse le adoro, le ho provate in diversi modi, ma come questa mai, c'è proprio una ricetta con le combinazioni giuste, con gli ingredienti giusti. Allora, le rape crude le ho tolte alla buccia, le ho fatte il buco con la stuzzicadenti, potete utilizzare anche una forchetta. Ho messo sopra un cucchiaino di aceto di mele e dopo l'ho spalmato con olio di semi. La chiudiamo qua bene in questa carta da forno. Voi potete anche usare la carta di alluminio, so che tanti sono contrario, perché io provo, ecco, nelle mie ricette a utilizzare sempre qualcosa di più naturale e meno dannoso. Li mettiamo in forno a 180 gradi per circa 45 minuti. Dopo 45 minuti li lasciamo comunque raffreddare, li tagliamo a fettine. Dopo abbiamo bisogno di tritare un po' di prezzemolo e anche di rucola. Non aggiungete niente, cipolla, carote, vi dico, lasciateli questi ingredienti. Questa ricetta, questa chiede, io ne l'ho provata in diversi modi, ma questa l'ho azzeccata, ecco. Allora, mettiamo sopra il prezzemolo, metto sopra la rucola. Dopo abbiamo bisogno di un po' di aglio e anche del senape, non senape quello classico, ma questo con i semi dentro, che adesso non mi viene come si chiama. Aggiungiamo 3 cucchiai di olio di semi e un cucchiaino aceto balsamico. Mescoliamo tutto e mettiamo sopra. Dopo, ecco, amalgamiamo tutto bene tra di loro. Vi dico questo, sembra che, vabbè, chissà che cos'è, non c'è niente di che, ma voi provate e vedrete questa combinazione. È proprio squisita. Se i miei bambini hanno mangiato la barbabietola, vuol dire che, insomma, sono veramente contenta di aver azzeccato queste combinazioni. Io me la mangio sopra. No, basta. Io me la mangio sopra. La pancia, me la mangio io. Non me la mangio io. Me la mangio io. Tataio. Però la vuoi. Ma io me la mangio anche. Dai, basta. Io me la mangio. Sì, io la mangio. Io ho detto che me la mangio io. Ti voglio bene. Sì? Come mai? Ti voglio bene. I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. This place where people forget and you get another try. So come open up my door. No, no, no. Parlano, ma non fanno nessuna testa d'oro.